Allora, benvenuti sia fisicamente che virtualmente alla nostra inaugurazione della mostra di Yuri Catania che ho qui con me, ho l'onore di presentare Ciao. e che ho conosciuto l'anno scorso grazie e a causa della pandemia. Io ho la galleria in un piccolo villaggio in Ticino, a Melano. E Yuri abita a chilometro zero a Rovio, sopra di noi. Ci siamo incontrati per parlare di arte, per parlare del suo bellissimo progetto, Esco dal mio I mondo Gatti di e Rovio. vengo nel tuo mondo. Ecco, Esco dal mio abbiamo metaverso. parlato dei Gatti di Rovio, Sì. e un progetto che ho subito amato e apprezzato, di cui Yuri è l'ideatore, l'anima, il motore e il trascinatore. Un progetto che sta prendendo piede appunto nel piccolo villaggio di Rovio con 60 installazioni. Ieri ha realizzato un'installazione proprio qua sul nostro muro della galleria, quindi vi invito poi a visitarlo tutti, e non soltanto il gatto qua di Melano, ma quelli che verranno realizzati più di 60 Sì, installazioni. non solo a Rovio, ma anche nei paesi vicini della Valmara, ad Arogno, Melano e Maroggia. Saranno anche presenti poi al Festival della Street Art organizzato da Esatto. Patrizia a fine agosto e sono stati già richiesti per adottarli da diverse gallerie e istituzioni nel mondo, Giappone, Italia e Stati Uniti, per cui è bello pensare che questi gatti di Rovio verranno adottati in giro per il mondo e porteranno un piccolo pezzo del Ticino appunto dall'altra parte, insomma, di quello che sono i nostri confini. E quindi Esatto. l'arte, come sempre, apre le frontiere, avvicina E riporta la gente anche nei nuclei, no, di questi paesi che si sì. sono un po' svuotati. E appunto ci siamo conosciuti per questo progetto meraviglioso che io sto appoggiando. Dopodiché ci siamo rincontrati e penso a fine marzo, quindi non poco tempo fa. Sono andata nell'atelier di Yuri, ho visto i suoi lavori, mi sono innamorata dei suoi progetti e gli ho chiesto: ma cosa ne dici di fare una mostra A insieme, chilometro tipo zero. tra 3 giorni? E vi dico questo perché mi faceva un po' sorridere, pensavo che mi mandasse anche un po' a quel paese, perché dovete sapere che Yuri ha esposto, è stato selezionato per una mostra molto importante, il Palais de Tokyo a Parigi. Ha esposto alla Biennale di Venezia, ha esposto a Milano al MIA, quindi piccolo villaggio in No, no, Svizzera, e ha detto grande di onore sì. essere Quindi l'Art abbiamo esposto la sua ultima grande opera, l'American Flag Video Game, che è alle nostre spalle e che esponiamo per la prima Sì, volta. in Io anteprima. ti passerei la parola per parlare un po' Sì, della bandiera e dell'installazione. dell'installazione. Aspetta che ti microfoniamo. Va bene. È tutto live, Tutto live, tutto in diretta con eh? tanto Ecco di qua, tengo imprevisti. questo in Voilà, mano. bravissimo. Allora, partiamo dal mio mondo. Questa installazione spiega da dove è nata appunto l'opera di videogame. E questi oggetti rappresentano fisicamente quello che è la mia vita, sono tutti parte dei miei ricordi, delle mie, diciamo, di me, e sono rappresentati in questo modo caotico perché in questo momento io sto appunto attraverso il gioco di GTA, Grand Theft Auto, sperimentando questa esperienza del metaverso e quindi di entrare in un mondo virtuale del videogioco e non più giocare da semplice giocatore, quello che è lo scopo del videogioco, che è anche molto violento e cruento nel diventare un famoso criminale, ma quello di continuare a fare il mio percorso di fotografo nella street photography, però nel virtuale. Questa necessità è scattata appunto giocando da sempre come videogiocatore un po' a tutti i giochi fin quando ero bambino, ma in questo ho trovato nella sua sofisticatezza dell'intelligenza artificiale ricreata di questa città di Los Angeles e tutti i suoi, la sua suburban, e fino ad arrivare al deserto del Mojave a Big Sur, esattamente quello che io vivo normalmente, perché metà dell'anno io vivo negli Stati Uniti tra la California e lo stato di New York per l'altro lavoro che è la fotografia di moda, quindi ho ritrovato in qualche modo esattamente i miei ambienti familiari. Da lì ho iniziato a decidere di scattare le fotografie
faccio vedere velocemente con la macchina, il cellulare del mio avatar. E questa cosa è stata affascinante perché appunto ho ritrovato le stesse ambientazioni che potete ritrovare poi nella mia fotografia tradizionale di street photography. Ecco qua, ho appena fatto la foto e io per 5 anni ho raccolto più di 5.000 scatti ragionati attraverso la mia sensibilità fotografica con questa modalità, fuoriuscendo completamente dal contesto del videogioco ma raccontando appunto quello che era la sua narrativa. Da lì è nata appunto Videogame, e quindi tutti questi oggetti sparsi raccontano il fatto che è un po' uno stereotipo, però molti videogiocatori, penso anche a quanti ragazzi vengono ormai identificati per esempio in territori come il Giappone, il nord Europa, che vivono, non so, l'avrete sentito anche voi, nelle loro stanze e non escono più di casa. E questa cosa è una cosa allarmante, cioè ormai hanno trovato la loro dimensione, la loro, diciamo, importanza all'interno di questi mondi virtuali, dei social media o dei videogiochi, dove allora spendono i loro soldi nel comprare anche degli upgrade, ma vestiti, macchine virtuali, case, nel mondo virtuale, non più nel mondo reale. E quindi il mondo intorno a loro ormai è pieno di ricordi fisici, ma che sono nel pieno del caos, perché loro ormai sono attenti a quello che è appunto il metaverso del videogioco, e quindi intorno a loro è un po' come una sorta di bulimia, di junk food totale di tutto quello che è la loro esperienza. E da lì ho messo intorno tutti quelli che sono i miei ricordi, di quello che a me piace, che sono le cose che mi appartengono e che hanno formato anche la mia storia, il mio carattere, la mia esperienza, per poi trasformarlo in quello che è l'opera appunto di installazione, che è la nuova American Flag, la numero 4. La prima è stata dedicata alla street photography tradizionale, quindi tutto il mio mondo che è tratto dal primo libro, appunto No Fashion Place of America. La seconda, che è nata sul successo della prima, si chiama Black Neon, ed è nasce sul tema del messaggio. L'America è bulimica di messaggi, di slogan. Io ho vissuto in pieno, vivendo metà dell'anno negli Stati Uniti, tutta la campagna per le elezioni di Donald Trump e Hillary Clinton. E lì appunto ancora di più ho indagato, perché il mio lavoro d'artista è indagare, no? È andare a ricercare un po' come fanno gli scienziati, andare a cercare dei linguaggi per cui io possa poi creare un ponte per la società nel mio contesto di vita che vivo, pensando poi alle generazioni future. Quindi un'opera d'arte deve viaggiare nel tempo, e questo è anche il concetto dell'installazione dell'American Flag. Quindi questi quadri che vedete, che è un'opera interattiva, sono tutti spostabili e ogni persona, vieni Patrizia, possono essere, per essere osservate, devono essere prese, guardate da vicino e poi cambiate di posto. Se pensate, questa è una piccola mostra composta da ben 90 fotografie, solo guardarle tutte ci vuole un bel po' di tempo, però è bello perché avvicinandoti, partendo dall'installazione da lontano, arrivi sempre di più nel dettaglio, un po' come nel film di Blade Runner, quando lui continuava a dire ingrandisci ed entrava appunto da un qualcosa che fosse lontano per arrivare a scoprire un dettaglio e quindi un nuovo mondo. E questo è lo scopo della bandiera. Sono tutte state realizzate all'interno del videogioco, però la mia provocazione è quella di portarle nel mondo fisico, stampandole come delle opere d'arte tradizionali di fotografia, quindi su carta fine art, messe in cornici artigianali, vetro museale, quindi dargli la stessa importanza della fotografia realizzata col mezzo analogico digitale che noi conosciamo come macchina fotografica, ma queste sono state realizzate con una macchina virtuale in un mondo virtuale che è il surrogato del mondo reale. E qua scaturiscono le famose domande da Matrix: cosa diventa reale e che cosa diventa virtuale. Tutte le fotografie in realtà raccontano la mia melanconia, la mia ricerca di neorealismo, quindi la strada, personaggi che camminano, la spazzatura, oggetti abbandonati, che sono tutti dettagli all'interno del videogioco e sono le stesse cose che io cerco poi nella mia fotografia di strada. Quindi ho trovato esattamente la mia... non è stata una forzatura di raccontare un videogioco, ma il mondo che è rappresentato nel videogioco. E la cosa bella appunto è il fatto che l'opera, potendola toccare, ognuno spostando
questo album di miei ricordi virtuali diventa partecipe dell'opera, e quindi è una sorta di continuo passaggio di testimone al continuare a dare vita a questo movimento. E nel spostare, come avviene negli oggetti in casa, no? Quando si sposta un divano, un quadro, una poltrona, cambia la visione, la prospettiva, e quindi uno ritorna di nuovo a indagare quella foto che si è da qua, la sposto di qua, il giorno dopo che torni a guardarla diventa un'altra cosa. E poi il bello del gioco, quindi il blu dell'ego, il blu dell'ego, sono tutti messaggi simbolici. Le foto sono sempre 90 in tutte le mie installazioni, perché si richiama il numero, il gioco del bingo, che è un'altra cosa molto importante nella cultura pop americana. E perché il numero del bingo? Perché le singole opere vengono vendute come open edition, perché l'arte deve essere accessibile a tutti, però l'opera in realtà è unica, quindi chi avrà l'opportunità di custodire questa grande opera darà l'opportunità a chi ha comprato la open edition di chiudere la serie, quindi di essere parte della grande opera, e quindi di avere una limited edition in mano. Quindi c'è sempre l'idea del gioco. Le lampadine rappresentano le 50 stelle americane, però giocando semplicemente sul cambio di cromia dei colori, innanzitutto richiamo il vecchio effetto dei pixel dei primi videogiochi, no? Quando c'erano le esplosioni delle astronavi o del flipper, e del pinball se si dice in americano. Però l'altra cosa è che crea un effetto ottico dove non riesco più a leggere le 50 stelle come posizione dell'America, ma in realtà esistono esattamente. Se io portassi tutto a un colore unico, rivedrei di nuovo le 50 stelle. E questo è l'American Flag. Grazie. E tra l'altro, oltre... Prego. L'idea era di esporre un'unica opera in tutta la galleria. Devo essere sincera con voi, le opere sono 65 in più oltre a questa. Quindi... 68. E adesso vi spiegheremo. Nella notte prima. Esatto, adesso vi spieghiamo perché. Fondamentalmente, sto povero Yuri ha lavorato giorno e notte, non dormiva più. Alle 3 di notte ci mandavamo i messaggini. Con tutto questo vivere nel lockdown chiuso, io ho continuato a pensare ai progetti, a creare, anzi, per me è stato una liberazione poter finalmente dedicare ancora più tempo allo sviluppo, anche grazie a Patrizia che crede in questo, insomma, mio modo di sentire attraverso l'arte. Per me è stato solo uno stimolo, per cui non dormire è stato solo un bene, grazie. Quindi svegliamo, magari esatto. La telecamera può inquadrare, vediamo il titolo della Black Flower Secret Garden. Allora, adesso noi, a chi viene fisicamente a visitarci deve vivere un'esperienza che abbiamo, diciamo, realizzato insieme con Yuri, e lo faremo fare anche a voi virtualmente. Ovviamente farlo di persona è molto più emozionante, quindi vi invito tutti a venire a visitarci. Adesso vi facciamo fare questo viaggio in silenzio con una musica, dopodiché andremo a spiegarvela. Esatto. Quindi prego, entrate. Come il parco dei divertimenti. Venghino, signore e signori, prego, entrate nel buio. Possiamo far entrare qualcun altro o siamo troppe persone? L'esperienza dello spettatore con in mano la torcia del telefono fa un'esperienza di scoperta di questa stanza, di opera per opera, di fiore per fiore, esattamente come Yuri ha scoperto nella notte questi fiori nel proprio giardino di casa, coltivato amorevolmente con la moglie Silvia, dove ogni fiore veniva colto mentre dormiva di notte e fotografato, immortalato nell'eternità. Mm.
accendiamo la luce adesso, così vedete la stanza nella sua interezza con la luce. E lascio di nuovo Yuri parlare di come nasce tutto questo progetto durante l'arco di un anno. Sì, mai avrei pensato, anche se amo profondamente la natura, di dedicare la mia fotografia all'indagine nel mondo vegetale, però è nato spontaneamente a causa del lockdown, l'essere fermi nel nostro giardino di casa con mia moglie Silvia, e lei, da quando si sono trasferiti a Rovio, abbiamo avuto l'opportunità di avere questo giardino immenso di 1200 metri quadri, che però quando siamo arrivati era un giardino che era stato, diciamo, deturpato dal cantiere della ristrutturazione della casa, e non aveva, a parte gli alberi, non aveva più quel microcosmo dei fiori. E Silvia invece, con tanto amore, ha iniziato a piantare e seminare pianta per pianta dalla prima estate, e da lì è diventato un'altra cosa. Ed è bello vedere anche abitanti che ricordano la casa storicamente, che hanno visto di nuovo risbocciare, rinascere questa natura così bella, appunto, dei fiori. E io ho iniziato, appunto, con il lockdown, a stare sempre in agitazione di voler fare qualcosa, di indagare, di scoprire. Ho iniziato col fatto che io sono un nottambulo, per lustrare il giardino in piena notte. Da lì non c'è stato un motivo, non costruisco mai un progetto a tavolino, sono sempre curioso e mosso dall'istinto. E quindi questa indagine è partita in maniera così spontanea, senza uno scopo. Mi sei uscita una sera con la torcia. Sì, esatto, con la torcia. E infatti, per esempio, le prime fotografie le ho fatte con il cellulare, per esempio questa, ma perché non c'era la voglia di tecnica e di compiuto estetico, ma c'era la voglia di indagare. E da qua ho iniziato guardando il tuo lavoro inizi a capire delle cose e scendere sempre di più in profondità. Questo è il lavoro che credo porti l'arte come approccio, no? Cioè, ci vogliono anni e anni nel capire quello che stai facendo. E da qua ho iniziato, ma sempre di più, ma per gioco, per passione verso questi fiori che coltiva mia moglie, a uscire sempre più spesso di notte, man mano che sbocciavano, andavo a controllare durante il giorno quello che, diciamo, erano i nuovi bambini che nascevano, e poi la notte li andavo a, non a svegliare, però a scoprire, come gli dico, li fotografo mentre dormono, è come quando vedi un bambino nella culla e contempli la sua bellezza, la sua innocenza, l'ho provato con i fiori. E qua vedete, tutti i fiori che sono stati realizzati sono esattamente i fiori del nostro giardino, non sono stati mai recisi, ma fotografati nel loro ambiente. Ed era bello vedere anche le ombre che si celano in questo nero profondo, ma che comunque rivela il fatto che sono stati fotografati nel loro ambiente, nella loro natura, insieme ad altri fiori. Non c'è anche molta casualità, non ho mai separato completamente una pianta dall'altra, ma appunto è un giardino segreto. E da qui cosa è successo? Che mi sono venute altre idee sempre più profonde nell'indagare questi bellissimi fiori, e ormai è stato un legame, come con i tuoi animali domestici. Ho iniziato anche a raccoglierli senza buttarli mai via. Quando si seccavano, sfiorivano, iniziavo, come in questo quadro che è stato scattato a pellicola, e ho iniziato ad accumularli perché non avevo più staccarmene. La loro bellezza, anche se ormai erano morti, questa parola fa molto paura, la morte, però guardandola nei fiori, come vedete anche in questi quadri, qua ho iniziato a creare delle composizioni sparse, il caos, ma il caos fatto da colori, no? È come quando consumiamo un piatto che nella sua perfezione dell'impiattamento è estetico, poi lo consumiamo, però in realtà il suo nutrimento si metabolizza e poi ritorna di nuovo vita. E così anche per i fiori, che ho denominato questa parte Death in Color, quindi la morte è bella se ha colori. Ed è qua è nato anche il progetto molto pop dell'arcobaleno, arcobaleno simbolico perché appunto è ponte tra la vita e l'aldilà, e sono partito da questa dahlia che mi ha dato ispirazione per esplorarla attraverso la digital art in altre varianti di colore, nei colori freddi, fino ad arrivare di nuovo caldi ai freddi, e poi dall'ultimo ritornare in circolo.
E questo era il rainbow, come lo chiamo, esattamente era il passaggio da quello che era il mio concetto, il pensiero del valutare la morte attraverso i fiori, perché poi questi fiori non vengono buttati via ma messi nel compostaggio e ritornano a essere nutrimento del ciclo della vita delle nuove piante. E tutto questo l'ho imparato grazie al fatto di stare a contatto con la natura e osservare l'amore e la ritualità di mia moglie nel curare queste piante. Io poi coltivo l'orto, ma è un'altra storia. E in tutto questo, perché non è che mi stufo facilmente, però non voglio mai fare qualcosa, Patrizia, di lineare, del tipo inizio a fotografare all'infinito i fiori del giardino. Questo mi ha aiutato a unire degli altri pensieri molto più profondi, molto più forti, anche a livello politico, di quello che vivo nel mio contesto di cittadino del mondo in questa epoca. E quindi in questo anno di pandemia ho iniziato a studiare la 3D graphic, e quindi la modellazione 3D attraverso dei software dedicati. E pur arrivando dal mondo della moda, mi affascinava queste campagne pubblicitarie realizzate con queste modelle virtuali, ho voluto sfruttarlo per raccontare invece i problemi che sono assoggettano in questo momento il mondo femminile, quindi l'essere donna nella società, essere il body shaming, quindi essere diversa, essere nera, essere nuda, quindi il discorso della morale. Quindi ho creato, proprio perché ormai è iniziato un percorso nella fotografia, che la fotografia è parte del mio processo creativo ma non il fine, queste donne, che poi in questo momento è una donna sola, non gli ho ancora dato un nome, ma è una rappresentazione appunto di questa mia donna idealizzata in qualche modo in maniera diversa, ma se diversa è pure proprio bella perché è diversa. Quindi voglio, da uomo, raccontare la bellezza femminile attraverso la diversità e non lo stereotipo, l'uso dei filtri, l'essere della chirurgia estetica che ci porta tutti a creare una sorta di standard, ma la bellezza è proprio l'essere diversi, l'imperfezione, no? E quindi pensare che questa donna di mezza età o questa ragazza dorme nel mio giardino, nei miei fiori che sono, quindi c'è 3D art, fotografia, e lei dorme tranquilla. Poi c'è il lettering e il dipingere a mano, no? Il dipingere a mano per me è stato un gesto importante della fotografia, perché è un atto molto forte. Quando tu prendi il pennello e vai sulla fotografia è un atto decisivo, non puoi più tornare indietro. E questa cosa mi porta alla responsabilità di quello che sto facendo. Mentre la fotografia col digitale puoi modificare e moltiplicare, nel momento che tu dipingi è unico, e quindi quel gesto unico in realtà è responsabile. E quindi ho iniziato a fare un'indagine in quello che è la mia cultura della poesia e anche della musica, perché la musica è poesia. E quindi immaginate questa donna, dove è appena piovuto nella notte, che dorme nel mio giardino e si vede che è tranquilla e rilassata. E allora Dream Baby Dream di Bruce Springsteen è il momento in cui lei l'accolgo nel mio giardino, che è il mio posto sicuro, a rovio, dove non c'è pericolo, dove io posso di notte indagare i miei fiori che dormono anche loro. Ma il mondo fuori, il mondo reale, è ben altra cosa oggi per una donna nera, grassa, magari che ha anche una tendenza sessuale diversa. E quindi questo per me è un grido, ma lo faccio attraverso la bellezza, attraverso il camminare in punta di piedi in questo mondo onirico, un po' incantato. Però il messaggio è forte, perché dobbiamo cambiare, partendo da noi uomini, questa, diciamo, cultura sessista nei confronti delle donne. E da là sono nate altre due opere. Questa è quella che ho consegnato la mattina, che ho consegnato la mattina dell'inizio, quindi da Vera Vernice, l'ultima opera per la galleria, quindi per quello che siamo arrivati poi a 68, Patrizia. E qui questa donna, come in questa posa plastica, come nelle pitture dell'Ottocento, appunto la cultura romantica o neoclassica, è in una posa appunto rilassata, sul fianco, che guarda verso la luce della luna, sempre in mezzo ai miei fiori. Quindi 3D, fotografia, e di nuovo l'intervento pittorico. Fui a scrivere direttamente con l'Uniposca, quindi molto pop, non ho cercato il gesto estetico, ma direttamente il messaggio. Il messaggio è "Are you shining just for me?", ma però si ispira a una frase della poetessa Emily Dickinson, che è Wild Nights, che è una delle sue poesie più importanti. E anche qua il titolo completo è "E l'ho nascosto sul bordo della cornice", quindi, come dici tu, Patrizia, diventa scultura, giusto?
Quindi wild nights are you shining just for me? E questo parlare, mettere delle parole dentro l'immagine è come giocare al contrario come nella pubblicità, cioè aggiungo un messaggio per rendere ancora più forte l'attenzione di te, dell'osservatore, per farlo soffermare di più e ragionare alla domanda di perché di quelle parole. Ma in realtà anche qua, are you shining just for me? È quella paura, quell'insicurezza che diamo oggi ancora al mondo femminile, che si sente sempre fuori posto, imperfetta, che ricorre di nuovo a questi filtri, alla chirurgia estetica, a tante pratiche che sono una violenza, per sentirsi accettata, sentirsi bella, amata. E questo è un punto di domanda. Scrivere anche un punto di domanda in un quadro è molto forte, perché veramente pongo un rapporto diretto a volere una risposta. E in ultimo, questa chiude la serie, che in realtà è l'inizio di un nuovo progetto che spero che diventerà una nuova mostra, però la serie delle prime tre. Quindi mi sono avvicinato tantissimo a questa donna, che per me è come madre natura. Tra l'altro è nuda, ma la sua nudità non è scandalizzante, non crea ossessione o moralità, è parte integrante della natura stessa. E in questa, Where Can We Find Light in This Night, è tributo e ispirazione alla poetessa americana che Amanda, non mi ricordo il cognome, chiedo scusa, quei nomi sono un disastro, che però ha recitato la sua bellissima poesia L'insediamento di Joe Biden, e dove lei ha portato questo grido con grande eleganza ma fermezza del mondo che deve cambiare. E anche qua pongo un'altra domanda: quando troveremo la luce in questa notte? Questa notte è la società odierna che non cambia, ma noi tutti cerchiamo il miglioramento, no? Cioè, tutti, in fin dei conti, la vita che cos'è se non pensare a un certo punto che cosa ho fatto per migliorare nel mio piccolo questo mondo? E questo è quello che mi pongo io d'artista. E l'uso dei ciliegi è appunto il rapporto, come in Oriente, della vita e la morte. I fiori di ciliegio durano pochissimo, un paio di giorni, però sono bellissimi. E quindi la vita non va apprezzata nella quantità, ma nella qualità in cui si vive. E poi ho iniziato un'esplorazione sull'uso addirittura del colore a olio sulla fotografia o della bomboletta spray, per unire due mondi veramente lontani, come appunto i graffiti o la street art su una foto così classica come può essere una rosa. E sto andando avanti in questa direzione grazie a Patrizia, che mi ha dato l'opportunità di portare questa secret room a tutti voi anche in streaming. Prego. Ma io direi grazie Yuri per condividere il tuo mondo, le tue opere, la tua bellezza e i tuoi messaggi molto profondi. E io spero veramente che questo, anche virtualmente, arrivi nelle vostre case. E noi siamo comunque qua, vi aspettiamo nei prossimi due mesi con i gatti, con questi fiori bellissimi, la vita, la morte, l'evoluzione e la bandiera. Quindi veramente c'è tantissimo. E quindi grazie. Io vorrei ringraziare anche tantissimo tua moglie Silvia, senza la quale tutto questo non ci sarebbe, il mio staff, tutta la mia famiglia, tutti attori che... Sì, perché è stato veramente un lavoro. Di squadra. Sì, non c'è stato nessun protagonismo, ma... E poi la cosa bella è che finalmente la prima mostra in presenza, dopo tutto questo tempo di separazione, vedere di nuovo anche il team al lavoro di una galleria, c'era proprio voglia di fare, di uscire da questo virtuale che tutti noi apprezziamo, perché comunque dobbiamo adattarci e renderlo utile, non farci sopraffare, quindi saperlo controllare e gestire al meglio. Però il bello di essere tutti insieme, come stasera, adesso abbiamo un sacco di persone che inizieranno con noi a godere della mostra, e vi aspettiamo. Siamo qua, siamo resilienti e l'arte ci salverà tutti. Grazie a tutti. Esatto. Buona serata a tutti, vi aspettiamo a presto da Patrizia e Yuri. Tanto amore.